di Edomodossola. Quanti vota ai diritti sta cosa? I veramente un sacco, e prima o poi c'ha già i, assolutamente. Ma voi sapete ero stato Modossola? Ci spiega l'amico nostro Stefano Paiuz, che ci fa vedere la città e ci dice pure un po' di storia. A parola Stefano. Buongiorno a tutti gli spettatori del TG di Dialit, in cui, assieme a Don, in la provincia del Verbano Cusio Ossola, vicino al confine con la Svizzera. Adesso siamo in la piazza del mercato, che da sempre, parli da secoli, che è il mercato il sabato, in una tradizione oramai è sempre piena e gente. Don l'è conosciuto in tutta l'Italia per la sua iniziale di come Domodossola, ma l'è un gioiello tutto a scoprire. Don, pur si le parla del Piemonte, la gara dice più se vicino alla Lombardia e al Canton Ticino. E un nostro dialetto è tipico dall'Insubria, che la sarebbe in una zona del nord-ovest dell'Italia. Noi siamo visitati in Ostarval, in Ostarlac, saresti per noi benvenuti. Noi siamo a provare la nostra pulenta, i nostri rosei, a bere il crodino, il famoso aperitivo, a pacciare i nostri castagni, funghi e i lumai. Noi avevamo la cascata della Toche, la più grande dell'Europa. Premia le sue terme, la Val Vigez, il Parco Nazionale della Val Grande, il Monte Rosa, Antruna e Sostambec, il Centro Storico da Vogogna, che è patrimonio dell'UNESCO, sul Lac Maggiore, Ubestresa, Cana, Canobi, Intra, Palanza, in Tulcusio, che è per esempio Orta San Giulio, un dei più bei paesi dell'Italia, riuscì in tutta l'Europa per la sua bellezza. La nostra provincia è in cui un posto dominato dalla natura e con tanti che tacano pian pianotto, avvenne per turismo. Riuscì in tutto il Verbano Cusiosso, a trovare un insieme e a saresi benvenuti. L'arte chiacchiera in boranese è a pagina di Facebook e Giacomo Giulianelle, che sta veramente scassando goppa internet.